che parlava come voce fuori dal coro, perché era uno che sapeva cogliere l'innovazione e prevedere quello che sarebbe accaduto in largo anticipo rispetto a molti altri suoi concorrenti. A ricordare così Pierluigi Maneschi, scomparso ieri a 78 anni, e il giornalista genovese Bruno Dardani, già al Sole 24 Ore, direttore di Monthly Logistics, il mensile di Bloomberg Finanza e Mercati, e ancora in precedenza al Secolo XIX, un esperto di marineria e shipping che ha seguito da vicino l'intera carriera dell'imprenditore, iniziata sul Tirreno e poi spostatasi in Adriatico, facendo di Maneschi l'uomo simbolo del porto di Trieste. Quindi l'eredità che lascia, in particolare al figlio Antonio, che conoscendolo sono convinto la saprà sfruttare e proseguire sulla stessa rotta, è quella di non guardare in modo convenzionale le cose, cioè vedere al di là dell'orizzonte consueto e pensare cosa potrà accadere nei prossimi decenni. Lo ha fatto a Genova, lo ha fatto a Taranto, lo ha fatto con l'Evergreen, insomma il suo palmarès è inequivocabile. Dardani poi si è soffermato sull'unicità di Maneschi nell'approccio imprenditoriale e nella sua capacità di anticipare i tempi anche sull'operazione Porto Vecchio. Purtroppo questi personaggi come Pierluigi Maneschi molto spesso si trovano a fare i conti con l'effetto conservazione, che non è un effetto politico ma un effetto di sommatoria di burocrazia, abitudini, usi e costumi consolidati. E nel caso del porto di Genova, nel porto di Voltri, lui ebbe l'intuizione di farne un grande termine al container. Nel caso di Trieste ebbe indubbiamente l'intuizione, ma non poté portarla fino alle ultime conclusioni, che alcune condizioni poste in essere, ad esempio, dei trattati internazionali che davano un ruolo a Trieste internazionale, dall'opportunità della zona franca e dall'opportunità di una zona straordinaria che da Barcola giunge fino al centro di Trieste. Ebbene, lui le idee ce l'aveva molto chiare in materia, non sempre ha trovato controparti che riuscissero a capirlo.